mi sto andando a parcheggiare, ragazzi, adesso parliamo della partita. Non ho proprio le forze. Non ho proprio più le forze, ragazzi, di descrivere quanto facciamo ridere. Non ho più le forze, credetemi. Cioè, è proprio difficile per me. È difficile, ragazzi, difficile, difficile, difficile. Siamo imbarazzanti. Siamo imbarazzanti, non ci voglio neanche di prendere e spaccare tutto sul cazzo, sono caduti gli occhiali, vaffanculo. Non c'ho neanche voglia di prendere e venire qua e spaccare tutto, non ce n'è bisogno, ragazzi, non ce n'è bisogno. Ci hanno preso in giro, la copertina dice tutto. Un punto in tre partite. Non vinciamo dalla partita con l'Atalanta. La partita con l'Atalanta sembrava un presagio di la fine di un tunnel lunghissimo, nella quale praticamente siamo usciti con la testa proprio appena, e poi ci siamo ritornati dentro, raga. Cioè, prestazioni del genere sono qualcosa di aberrante. Che schifo, ragazzi, che schifo. Ma tanto noi sottovalutiamo, no? Giroud si è fatta ammonire apposta con la Salernitana, tanto andiamo a Udine. Cosa vuoi che sia Udine? Cosa vuoi che sia? È una formalità, Udine. Sberloni destra e sinistra, ragazzi. Sberloni destra e sinistra. Ogni volta che prendi un gol al settimo minuto la partita finisce lì. Finisce lì, e invece no. Perché Gesù Cristo ogni tanto giù guarda. E alle merde, dice, dai, così schifo non potete fare, vi do una mano io. Rigore, che si poteva dare e non dare. Non era netto perché la palla prima sbatte sul ginocchio. E poi va sulla mano, che comunque era così. Tira Ibrahimovic, parato. Per fortuna c'era Beto che è entrato prima nell'area, quindi si ribatte. Ibrahimovic pareggia, 1-1. Vai, ragazzi, vai, inizia una nuova partita. No. Dopo un minuto, era iniziato il recupero, dopo un minuto. Sembra fatto apposta, ragazzi. Siamo una merda senza fine siamo, ragazzi. Una merda senza una cazzo di fine, oh. Adesso voglio vedere quelli. No, adesso bisogna essere i veri tifosi. Ma andate a tutti a fare in culo, andate. Ma andatevene tutti a fare in culo, va. Andatevene tutti a fare in culo. Un punto in tre partite. Quell'altro cos'è che ha detto? 12 punti in 15 partite. No, voglio aver capito male. Penso 15 punti in 12 partite. Penso di aver capito questa cosa qui, Godè. 15 punti. 15 punti, 12 partite. Ragazzi, ma dove vogliamo andare così? Ma dove cazzo volete andare in Champions League così? Fate bene, napoletani. Fate bene che avete esultato. Avete ragione. Avete ragione. Io a difendere sta roba qui non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Ogni volta è sempre la merda. Adesso dico un'altra cosa. I terzini di stasera non ce li avevamo così scarsi. Non ce li avevamo così scarsi. Dai tempi di Constant e Abate. Dai tempi di Constant e Abate, ragazzi, io il secondo tempo non l'ho guardato perché mi veniva da vomitare. Non è che non l'ho guardato, sono uscito, ho preso questo rischio che dico, vabbè, vado a fare il video 5 minuti prima che finisca la partita, perché tanto cosa cambia così? Cosa cambia? Adesso, ma io adesso già lo so, vado a vedere, avremmo preso anche il quarto. Mamma mia, ragazzi. Che squadra di merda che siamo. È finita la pacchia, raga. Siamo tornati sulla terra. Volavamo l'anno scorso. Siamo finiti sulla terra prima e adesso siamo all'inferno. Che merda, raga. Mi fate vergognare di fare queste cose qua. Ragazzi, ci tolgono Giroud e Teo Hernandez. Siamo una roba in avanti. Imbarazzanti, ma nel vero senso della parola, raga. Che merda, non so neanche cos'altro commentare, ragazzi. Ballo Touré da una parte e Salemakers dall'altra. Ibrahimovic a parte il rigore, cioè, non sta più in piedi. Quell'altro, il rapper fallito, non lo voglio più neanche commentare, anche stasera ha giocato da
Se l'altra partita ha giocato da 3, questa ha giocato da 4. Non fa più gol neanche se gioca da solo. Se gioca da solo, quello lì non fa più neanche un gol. Quant'è che vale 120 milioni? Io per 120 milioni te lo giuro che ti faccio sparire, ti faccio. Io per 120 milioni, se mi danno 120 milioni a te ti farei sparire. Siamo stati capaci di rimettere in gioco l'Atalanta. Domani c'era il derby, poi c'è Inter-Juve, potevi approfittare, non approfitti mai un cazzo, non approfitti. Una squadra con i coglioni, una squadra con le voglie, con la Salernitana prendi 2-0 al primo tempo e vaffanculo, e invece 1-1 rischiando anche di perdere. Questa sera un'altra volta, dai, abbiamo un'altra opportunità di prendere punti sia da una che dall'altra. Capocchiole di minchia, ragazzi, siamo mediocri. Mettetevelo qua dentro, siamo una squadra mediocre. Siamo tornati una squadra mediocre. No, non veramente. E vabbè, a Firenze capirai. Beh, Firenze stavamo pensando al Tottenham, quindi ci può stare la sconfitta. Beh, eh sì. No, vabbè, ma con la Salernitana c'è andata di sfiga, c'è 1-1. 1-1 meritavano di vincere, c'era un rigore, c'era quello. Vabbè, è andata di sfiga anche quella. Facciamo ammonire anche Giroud, così non gioca contro l'Udinese, così poi andiamo a Napoli sperando di fare il risultato. Ce la possiamo fare, ragazzi! Ce la possiamo fare! 3-1 a casa! E spero che sia finito 3-1, ragazzi, il recupero neanche l'ho voluto guardare perché mi veniva da vomitare. Mi è risalita la pizza, mi è risalita, guardate. Mamma mia, non ci si può più trovare una parola per voi. Non si può più. Adesso voglio vedere. Non aspetto altro che vedere i video degli altri mongoloidi di cosa dicono. Guarda. Vabbè, è andata così. Vabbè, è andata così. E già lo sapete a chi mi riferisco. Vabbè, è andata così, dai, oh. Ragazzi, loro hanno giocato con più testa, con più voglia. Noi siamo questi, noi siamo quelli. Noi siamo una merda! Siamo una merda, siamo! Noi siamo una merda! Ci hanno mangiato il cuore, l'Udinese! Ci ha mangiato il cuore! Mamma mia, oh. È la Fiorentina, è la Salernitana, è l'Udinese, e la prossima c'è il Napoli. E dove vuoi andare tu in Champions League? Ma statene a casa che fai più bella figura, fai. Non lo sapete, non lo sappiamo neanche noi come cazzo siamo arrivati ai quarti di finale, dai. Fate i bravi, facciamo i bravi, diciamo le cose come stanno. Diciamo le cose come stanno, cazzo. Mamma, Tomori secondo me è diventato un portatore di handicap, vero? Un portatore di handicap proprio assoluto. Cioè, è diventato proprio il fratello mongoloide di quello che giocava l'anno scorso. Veramente una roba. Tomori è in picchiata completa. Tomori in picchiata. Mi viene da ridere, ragazzi. Non voglio sfasare. Veramente non voglio sfasare. Perché davvero non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Cioè, siamo arrivati a metà marzo, devi fare questo sprint finale per salvare una stagione, perché se non vai in Champions League, ragazzi, è una stagione che definire fallimentare è dire poco. Perché tu avevi uno scudetto sul petto da difendere, e lo scudetto da difendere l'hai perso a novembre. Io me la ricorderò sempre quella partita con la Cremonese, lì ho capito che il Napoli quest'anno avrebbe vinto lo scudetto. E si parlava di 8 di novembre, quindi novembre appena iniziato. Se è andata avanti ai quarti di finale, adesso ci cercheranno in tutti i modi di dire: vabbè, dai, siamo arrivati ai quarti di finale, non era previsto. Però non arrivi neanche, se non arrivi neanche in Champions League, ragazzi, come si dice, il passo indietro più clamoroso che una squadra potesse fare, con uno scudetto da difendere. E la colpa io non me la prendo con Pioli, io non me la prendo con Pioli perché non può fare le nozze coi fichi secchi. Non le può fare le nozze coi fichi secchi. Io me la prendo con chi questa sera ha permesso al Milan di andare a giocare con Saelemaekers e con Ballo Touré. Io con quelli me la prendo, con Saelemaekers e con Ballo Touré, perché basta una febbre a Theo Hernandez, e così febbre estate gioca Ballo Touré. Non ha fatto disastri Ballo Touré, però tu ci togli Theo Hernandez, siamo un deserto, raga, un deserto vero, un deserto vero. Cioè io il primo tempo l'ho guardato, c'era Ibrahimovic che viene a prendere la palla fuori, Brahim Diaz che sta sempre fuori dall'area, Leao sempre sulla sinistra e in aria chi cazzo ci sta? Ma chi ci sta in aria? Chi ci sta in quella cazzo di aria? Devi fare gol, devi fare. Devi fare gol. Oh! Devi fare gol, devi fare. Mannaggia la puttana di Eva, mannaggia. No, raga, no, no, cioè. Non saprei proprio che cos'altro aggiungere. Non si salva nessuno, sei non lo prende nessuno. Sei non lo prende nessuno, nessuno ha giocato da sufficienza. Nessuno, nessuno. Nessuno, raga, nessuno. Mamma mia. L'abbiamo rimesso in corsa l'Atalanta.
Le romane domani se fanno un punto ce l'abbiamo davanti tutti e due. La Juventus se gli danno i 15 punti è avanti. L'Inter è avanti. Dobbiamo andare in conference. Volete veramente andare in conference voi? Dopo un campionato vinto volete andare in conference? Che vergogna, ragazzi. Che vergogna. Ma meglio che chiudo questo video perché sennò poi vado troppo avanti. Ragazzi, ciao a tutti, veramente buonanotte. Continuate a difendere l'indifendibile se ne siete capaci, beati voi, io non ce la faccio. Ci vediamo domani per le pagelle di merda proprio. Ciao a tutti.